Buongiorno a tutti, benvenuti, diamo qualche secondo di tempo per permettervi la connessione a questo nostro momento di presentazione. Aspettiamo che si colleghi qualcuno dalla regia, magari datemi conferma quando iniziamo a avere un po' di partecipanti. Ok, un attimo che allora tengo monitorato e poi ti avviso. Grazie. Ok, buongiorno. Mi dicono che iniziamo ad avere un po' di ragazzi in collegamento. Benvenuti a tutti. Direi di cominciare per permettere a tutti i nostri collaboratori presenti in chat qua oggi di fare il loro intervento. Innanzitutto mi presento, io sono Valentina Iavarone, mi occupo del coordinamento didattico della Fondazione ITS Mobilità Sostenibile. Oggi abbiamo questo spazio dedicato ad un webinar che ci permetterà di introdurvi a quella che è la nostra attività di formazione e di preparazione dei tecnici del futuro. Qui con me oggi sono presenti alcuni dei miei studenti che gestiranno questa ora di presentazione con voi. Voi siete giovani, diplomandi o magari in quarta superiore, vi state affacciando a questo salone per fare una scelta importante, una scelta consapevole, e noi crediamo fortemente che la risorsa migliore per darvi chiarezza di quelle che sono le opportunità che potreste avere tramite la nostra fondazione sono i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i nostri corsisti. Con me c'è Giovanni Lorenzini, che è uno studente che sta passando dal primo al secondo anno dei nostri corsi ITS. Francesco Cillo, anche lui un ragazzo di avvio del secondo anno, e Camilla Greatti, anche lei studentessa di uno dei nostri corsi di secondo anno. E in più abbiamo tra il mio collega Marcello Cionati, che è uno dei nostri docenti tecnici di indirizzo. Dicevamo, chi meglio dei nostri tecnici può spiegarvi cosa significa la mobilità del futuro? All'interno della Fondazione ITS voi avrete modo, se sceglierete di conoscerci meglio e di venire a conoscere la nostra offerta formativa, di approcciarvi a dei percorsi formativi di carattere terziario, che vi danno l'accesso a un percorso biennale di alta specializzazione post-diploma. Per capire che cosa verrete a vedere, che cosa potreste studiare, lascio la parola a Giovanni, perché sarà lui a raccontarvi da tecnico del futuro che cosa fa e cosa si aspetta di fare nei prossimi anni di vita professionale. Giovanni, sei pronto? Tutti Sì, tuoi. eccomi, tutti miei. Allora, eccoci qua. Ho preparato una piccola presentazione per quanto riguarda appunto noi, i tecnici per la mobilità del futuro. Andiamo a vedere un attimo come ho pensato di strutturarla. Allora, innanzitutto vorrei fare un piccolo excursus sull'Internet delle cose e l'Industria 4.0. Forse non tutti ne hanno saputo parlare, ne hanno sentito parlare, quindi è meglio un attimo mettere tutti sullo stesso piano. Poi andremo a vedere in quali settori potranno andare ad operare appunto i tecnici per la mobilità del futuro e ci soffermeremo sulla logistica con la logistica integrata e la city logistic e la mobilità con la mobilità delle persone, delle merci, la smart mobility e la share economy. Cominciamo con l'Internet of Things e l'Industria 4.0. Due definizioni al volo. L'Internet of Things o Internet delle cose è un'evoluzione della rete Internet in cui gli oggetti, tramite sensoristica avanzata e integrata, cominciano a comunicare dati e a ricevere dati da oggetti dotati della stessa tecnologia, nella stessa rete, in modo proprio letteralmente da comunicare fra loro. L'Industria 4.0 invece
Sì, l'automazione industriale, come già la conosciamo, con la robotica e tutto, però con l'integrazione dell'internet delle cose, di tutte queste tecnologie, per aumentarne la produttività, allo stesso tempo però ridurre, diciamo, gli sprechi, che siano di energia, di materiali, di tutto. Andiamo a vedere allora cos'è l'Internet of Things, come funziona, a cosa serve e quali settori ne traggono il maggior beneficio. Allora, come funziona? Questi oggetti che vengono appunto definiti intelligenti sono collegati ad una rete e si scambiano dati fra loro, come ho già detto. Ora, per meglio farvi capire questo concetto, ho pensato di portarvi la tecnologia RFID, che è stata una delle prime tecnologie in ambito IoT e insomma, che tutti conosciamo, la targhetta RFID, come funziona? Praticamente esiste un reader che è in grado di leggere le informazioni contenute in questi tag, insomma, che possono contenere qualsiasi tipo di informazione. Un esempio potrebbero essere le targhette antisaccheggio nei negozi, oppure i badge magnetici, oppure non so se avete notato, ad esempio da Decathlon, quando insomma siete alla cassa a fare il checkout, possono contenere, diciamo. Scusate, mi è ritornato un attimo l'audio dietro. Alle casse non battono più il codice a barre, ma inserite direttamente gli oggetti in un basket e vengono aggiunti in automatico. E appunto grazie all'utilizzo delle targhette RFID. A cosa serve? Appunto, l'Internet of Things permette la raccolta di un'enorme quantità di dati analitici, che meglio può aiutare l'oggetto stesso e l'azienda in generale a capire quali sono le necessità e le migliorie da portare al processo produttivo. Una problematica che, ahimè, anche quella al giorno d'oggi ne veniamo a sapere spesso, riguarda la sicurezza e la privacy, perché più questi sistemi si allargano e diventano integrati, più è stato riscontrato vulnerabilità e manipolabilità dei dati. Quali sono i settori che ne trarranno maggior beneficio? Qui ne ho specificati solo alcuni e tra questi possiamo trovare l'avionica, la domotica, l'industria automobilistica, la videosorveglianza e la robotica. Passiamo ora all'industria 4.0. Sicuramente a scuola avete studiato la prima e la seconda rivoluzione industriale, con la prima con l'avvento della macchina al vapore, la seconda con l'avvento del motore elettrico. Molti avranno sicuramente studiato la terza, che è l'introduzione dei sistemi internet a partire dalla seconda metà del Novecento. Sono sicuro però che nessuno o quasi nessuno abbia sentito parlare di quarta rivoluzione industriale. Quarta rivoluzione industriale si comincia a utilizzare questo termine dalla Fiera della Tecnologia di Berlino del 2011, è un termine coniato tra il 2011 e il 2013. E cosa significa? I sistemi cibernetici vengono implementati all'automazione nelle fabbriche per poter ottimizzare la produzione, risparmiare energia e risorse. In Italia, invece, abbiamo il Piano Nazionale Transizione 4.0, che è un piano che insomma, fino all'anno scorso era chiamato Piano Nazionale per l'Industria 4.0, sviluppato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e prevede lo sviluppo appunto di 9 punti fondamentali per il rilancio dell'economia italiana. E tra questi possiamo trovare la manifattura additiva, che non è altro che la stampa in 3D, possiamo trovare la realtà aumentata, la realtà virtuale, l'Internet delle cose, ma anche cloud, cybersicurezza, big data e analytics. Quali sono le innovazioni e i benefici? Abbiamo già parlato di eliminazione di sprechi, abbiamo già parlato dello snellimento dei tempi e dei costi, basti pensare anche alla produzione di prototipi. Una volta per fabbricare un prototipo si partiva dal cubo di materiale che veniva scolpito letteralmente per poter insomma, creare il prototipo. Ora invece si parte diciamo da niente e si crea direttamente il prototipo grazie alla stampa 3D, permettendo una maggiore reiterazione. L'implemento appunto di realtà virtuale e realtà aumentata, come possiamo vedere nelle immagini a fianco,
La capacità di analisi e la profondità di analisi, grazie ai dati che i sensori riescono a raccogliere, e lo snellimento dei processi industriali grazie all'integrazione orizzontale o verticale. Andiamo però, insomma, a parlare del succo, di questa presentazione, ovvero i tecnici per la mobilità del futuro, noi e sicuramente, insomma, in un futuro anche voi. Abbiamo due macro aree in cui i tecnici del futuro si muovono, che sono la logistica, come stanno avendo e hanno avuto esperienze i miei compagni Francesco e Camilla, e nella mobilità, dove sto avendo esperienza io in questo momento. E andiamo un attimo più nel dettaglio a capire di cosa stiamo parlando. La logistica uguale, brevissimo cenno storico, partiamo dagli anni 50-60 del Novecento. Abbiamo una logistica cosiddetta di distribuzione, ovvero io azienda produco e consegno al destinatario finale. Negli anni 70 cominciamo ad avere una razionalizzazione di questa logistica, in cui le aziende iniziano ad interrogarsi sul modo per ottimizzare al meglio questa fase della distribuzione. Ed è così che negli anni 80 nasce la logistica dei materiali, ovvero le aziende cominciano a capire che logistica non è solo io consegno al cliente, ma è anche il mio fornitore consegna a me. E un'ulteriore evoluzione avviene negli anni 90, negli ultimi anni 2000, fino al giorno d'oggi, col concetto di supply chain management. Ovvero che c'è un'interrogazione da parte della logistica di tutta la catena, dal momento in cui nasce la materia prima al momento in cui viene consegnato al consumatore finale il prodotto finito. Negli ultimi anni è venuta fuori la logistica integrata, detta anche Smart Logistics, è l'ultima frontiera, che appunto utilizza i sensori e i dati che questi sensori forniscono per diventare il vero motore della crescita aziendale e ha tre principi fondamentali. Vediamo la localizzazione di precisione, molto banalmente un sistema GPS. Sappiamo ormai che i sistemi di tracking sono diffusi, soprattutto nelle grosse aziende, questi sistemi di tracking con programmi gestionali come quello che vedete in foto, servono per l'economizzazione delle flotte, la gestione dei turni di guida e di riposo degli autisti, ma anche il controllo dello stato di manutenzione dei veicoli. Quello che manca, però, è una vera e propria integrazione di questa localizzazione di precisione per monitorare tutto il percorso che la merce fa, come ho detto prima, da materia prima a prodotto finito, nelle varie, insomma, fasi della lavorazione. Il prelievo intelligente è il secondo principio fondamentale della logistica integrata e avviene tramite l'utilizzo, come abbiamo già detto, dell'Internet of Things. Uno forse degli esempi più chiari e che forse tutti conoscono è il servizio Amazon Locker, che appunto permette di ridurre in qualche modo il traffico pesante dell'ultimo miglio, ovvero il percorso che la merce fa dal magazzino finale fino a voi tramite corrieri, e offre al cliente finale una maggiore elasticità d'orario per le consegne. Il terzo ed ultimo principio fondamentale è il magazzino interattivo, che si vengono a creare proprio letteralmente dei mega hub, grazie a questa sensoristica avanzata, che permettono l'utilizzo della robotica. Infatti, vediamo in alto il magazzino Amazon con i piccoli robottini arancioni che spostano la merce all'interno del magazzino. E oltretutto, all'interno del magazzino si è pensato di suddividere lo spazio in sei aree, che sono l'accettazione, ovvero quando la merce arriva, il controllo in cui si controlla che effettivamente la merce è arrivata nel posto giusto, lo stoccaggio, come possiamo vedere nelle due foto a lato,
Il picking e l'imballaggio, ovvero quando il materiale è pronto ad essere preso dalla posizione nel magazzino ed essere preparato per essere consegnato, e ovviamente la spedizione, l'ultimo passaggio. Passando ora alla City Logistics e il trasporto dell'ultimo miglio, vediamo che il trasporto dell'ultimo miglio, diciamo, rappresenta, come vi ho già detto, una delle criticità diciamo, dell'ambiente delle consegne in questo momento, in quanto appunto i mezzi impiegati sono in Italia soprattutto datati e quindi inquinanti, e molto spesso però sono anche di una grandezza spropositivamente eccessiva rispetto alla mole di consegne che devono effettuare. Ecco che il principio della City Logistics è quello di creare un'organizzazione più capillare, soprattutto più sostenibile nei centri urbani, appunto per la consegna dei pacchi al cliente finale, che può essere un privato, ma anche un'azienda, un'attività commerciale, qualsiasi cosa. Quindi vediamo che oltre alla criticità del trasporto dell'ultimo miglio effettuato con mezzi non adatti, abbiamo anche la consegna deve essere eseguita nella fascia oraria indicata al cliente, e un altro, diciamo, aspetto è da tenere in considerazione è il traffico nelle città, negli agglomerati urbani. Come possiamo ovviare a questo problema? Possiamo creare delle consegne unattended, ovvero che il corriere lascia a casa del cliente finale il pacco tramite codici univoci, quindi sicuri. Il problema è che questa tecnologia al momento a livello di infrastrutture in Italia è poco implementabile. I locker, come abbiamo già visto, se posti insomma nei punti di maggiore interesse strategico, nei punti insomma più comodi alla clientela, potrebbe essere una soluzione. Per ridurre il traffico, invece, cosa possiamo fare? Evitare le consegne ovviamente negli orari di punta. Aumentare i parcheggi riservati carico e scarico o ai corrieri, e integrando i vari corrieri e i vari spedizionieri, creando dei veri e propri centri di distribuzione urbana. Andiamo un attimo a capire invece di cosa parlo quando dico mobilità. Ecco, in questa slide ho voluto dare un intervento un pochino più personale, personalizzato. E ho voluto cercare di dare questa definizione. La mobilità è l'aspetto che più ci caratterizza come esseri umani. Fin da quando ci siamo sviluppati nella preistoria, dal bacino africano, ci siamo spinti in tutto il resto del mondo. Al giorno d'oggi, nel mondo moderno, invece, grazie alla globalizzazione, mobilità significa anche commercio, connettività soprattutto, progresso tecnologico, sociale e crescita economica. Vediamo la mobilità delle persone, come può essere eseguita. Abbiamo il trasporto su gomma nel trasporto pubblico locale con taxi, NCC e autobus, nel trasporto privato con le autovetture proprie, e abbiamo anche i servizi di sharing, che forse sono l'ultimo sviluppo tecnologico di questo settore. Nel trasporto su rotaia abbiamo, sempre per il trasporto pubblico locale, funicolari, tram, metropolitane e treni, e i treni anche per il lungo raggio. E nel trasporto via aerea, sorprendentemente, abbiamo aerei ed elicotteri per il trasporto pubblico locale, soprattutto per i collegamenti con le isole minori o con località isolate, e vabbè, e gli aerei anche per il lungo raggio. Per la mobilità merci, invece, abbiamo sempre trasporto su gomma con autocarri, autotreni autoarticolati. Il trasporto su rotaia con i treni, via aria con gli aerei e via acqua anche con le navi o i feeder, che non sono altro che navi più piccole che portano, insomma, riforniscono i porti minori. Diciamo, il punto forte e quello su cui vorrei focalizzarmi della mobilità merci è il trasporto intermodale, ovvero il fatto che la merce quasi mai viaggi su un unico mezzo di trasporto dalla partenza fino alla destinazione, ma fa almeno uno se non due cambi. Quindi forse il trasporto intermodale,
ovvero trasporto eseguito con più modalità, è forse il punto chiave della mobilità merci. Vediamo poi la smart mobility, che è l'ultima trovata tecnologica in fatto di mobilità, e infatti smart mobility può essere intesa sia come mobilità intelligente, ma soprattutto anche come mobilità sostenibile. E non mi occorre ripeterlo, con l'avvento dell'internet delle cose, abbiamo, come vediamo in foto, un'integrazione e una comunicazione a livello capillare anche con i veicoli sul piano stradale. In particolare, la smart mobility studia come ridurre l'inquinamento atmosferico-acustico, la congestione stradale e di conseguenza il numero di incidenti, il degrado delle aree urbane, il consumo del territorio dovuto allo sviluppo di nuove vie di comunicazione e ovviamente mira anche a ridurre il costo degli spostamenti per le persone. La share economy, invece, viene divisa in due filoni, in due correnti filosofiche differenti. La prima è lo sharing vero e proprio, in cui un'attività terza, un'azienda terza, mette a disposizione un parco di veicoli che viene condiviso da tutto il bacino di utenza e viene noleggiato su prenotazione, può essere usato di minuti o in base oraria. Il pooling, invece, è il privato che mette a disposizione il proprio mezzo di proprietà e lo condivide con altre persone contemporaneamente, insomma, in un tragitto simile fra tutte le persone. Un chiarissimo esempio di questo è BlaBlaCar o JoJob, che è una startup italiana che si prefigge ha come obiettivo quello obiettivo simile di BlaBlaCar. Mentre tra lo sharing troviamo le Enjoy, ad esempio, per quanto riguarda le macchine, oppure ogni città ormai ha monopattini o biciclette elettriche. Quindi, concludendo questa mia piccola presentazione sui tecnici del futuro, cosa possiamo dire? Che la quarta rivoluzione industriale è veramente appena iniziata perché ha avuto piede meno di 10 anni fa e quindi è solo agli albori del suo sviluppo. E quindi da un lato si ha buone possibilità di sviluppo tecnologico, ma soprattutto da potenzialmente illimitate possibilità di sviluppo personale. Quindi, insomma, non mi resta altro che dire se non che la carriera di un buon tecnico futuro potrebbe iniziare dai DS. Grazie. Grazie mille Giovanni per questa tua A voi. presentazione. Allora ragazzi e ragazze, questo è l'esempio di come dopo un anno di formazione all'interno di un percorso ITS come il nostro, i nostri studenti siano assolutamente professionisti del settore in grado di avere una panoramica completa di un settore molto ampio come quello della logistica e della mobilità sostenibile, con un potenziale di attività lavorative, inserimenti lavorativi veramente, veramente molto ampi. Allora, vi do un paio di informazioni di struttura di come sono strutturati gli ITS. Se avete delle domande, dovreste avere la funzione chat per porre delle domande che ci verranno fornite dai moderatori, per cui riusciremo anche a rispondervi in tempo più o meno reale con l'aiuto della diretta, in modo tale che riusciate a soddisfare un po' di curiosità che magari la presentazione di Giovanni vi ha fatto nascere. Ci rendiamo conto che l'argomento è veramente complesso e veramente molto vasto, per cui non basta questa oretta in nostra compagnia per capire che cosa fa veramente un tecnico ITS della mobilità sostenibile. Cerchiamo di darvi però qualche esempio, che ci permetta di aprirvi degli scenari possibili su quello che potrebbe essere un vostro futuro. Allora, io inizierei facendovi vedere due informazioni di base su chi siamo noi. Allora, noi siamo una fondazione ITS, per cui formazione terziaria di livello universitario. Gli ITS fanno formazione non accademica, molto laboratoriale, molto operativa, molto tecnica, subito utilizzabile all'interno di un contesto lavorativo. Abbiamo tre sedi.
La sede principale è a Bergamo, dove noi siamo nati in collaborazione con società del settore logistico e l'aeroporto di Milano Orio al Serio. Ma negli anni siamo cresciuti molto proprio perché la richiesta dei nostri studenti da parte delle aziende di settore è sempre maggiore e quindi abbiamo aperto altre due sedi, una a Cantù e una a Melzo. A seconda della sede di riferimento abbiamo delle curvature di corso un pochino diverse. Come è strutturata una formazione ITS? Sono 2 anni di corso con obbligo di frequenza per un totale di circa 2000 ore di formazione. La metà del percorso tra primo e secondo anno si fa all'interno di esperienze di tirocinio in aziende tecniche, dove vi assicuro nessuno vi mette a fare le fotocopie, ma anzi iniziate a galoppare e poi chiederò riscontro a Francesco, a Camilla e se vuoi anche a Giovanni, che effettivamente nessuno di loro è stato messo a fare fotocopie, ma effettivamente sviluppano una professionalità in base a quello che gli è piaciuto di più durante il primo anno di corso, per esempio. Per cui chi ha avuto un'attrazione per quello che è la logistica cargo in aeroporto è stato inserito in aziende di quel settore a fare l'esperienza di tirocinio in quel settore. Chi è più rimasto attratto dalla logistica dei magazzini, dalla logistica industriale, ha avuto la sua occasione all'interno di queste aziende. Alla fine di 2 anni di formazione, che cosa vi portate a casa? Non solo una formazione consolidata e una professionalità strutturata, ma a tutti gli effetti un diploma di tecnico superiore e una certificazione di competenze che equivale a un quinto livello delle qualifiche europee, per cui un diploma riconosciuto anche in tutta Europa. I nostri corsi di formazione principali sono il tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci, che vi permette di avere competenze legate alla logistica merci, ma anche alla logistica passeggeri, per cui come funziona uno scalo aereo da un punto di vista passeggeri, come funziona il trasporto pubblico locale, l'innovazione sulla mobilità elettrica e chi più ne ha più ne metta. Il tecnico superiore spedizioni, trasporti e logistica, per cui una padronanza a 360 gradi delle basi per la gestione delle spedizioni in tutto il mondo, per cui quello di cui parlava Giovanni prima, voi fate un ordine facendo clic su Amazon, ordinando un pacco che vi arriva dalla Cina. I nostri studenti in uscita da questo corso sono in grado di progettare tutto il percorso che la merce deve fare per arrivare fino al pianerottolo di casa vostra. E il corso Industria 4.0, Trasporti, Logistica e Supply Chain Management, che sono i corsi, è il corso più legato a una dimensione di logistica industriale e innovazione IT legata a questo settore. Se vorrete delle informazioni un pochino più approfondite e molto più dettagliate relative ai piani di studi, il 9 dicembre avremo un Open Day virtuale, dove avrete modo di parlare con docenti di settore, qualche testimonianza aziendale, qualche testimonianza dei nostri studenti, con anche la, possibilità di appunto vedere il piano di studi in maniera, decisamente più dettagliata. A questo punto però, io credo che il valore aggiunto di questa nostra presentazione siano proprio i miei studenti. Io sono la coordinatrice diretta sia di Francesco che di Camilla, oltre che di Giovanni. Loro sono sempre tanto disponibili e penso che la cosa che possa interessarvi di più è sentire dalla loro viva voce quella che è la realtà della formazione all'interno di un ITS, la realtà delle loro esperienze aziendali. Anche perché io dico sempre che a me pagano per dirvi che siamo bravi, siamo simpatici, siamo la formazione migliore, loro invece pagano il nostro corso per avere una formazione di alto livello, per cui sono veramente le persone più adeguate per raccontarvi quella che è la loro esperienza. Francesco, non me ne volere, ma io farei ti farei fare il cavaliere, per cui farei partire Camilla. Camilla, ci sei? Ok, Ci sono, mi eccoti sentite? qua. Va bene. Allora, Camilla, se racconti brevemente quella che è stata la tua esperienza, cosa ti ha portato da noi, come sta andando il corso e la tua esperienza all'interno dell'azienda. Allora, io semplicemente un anno fa ho iniziato questo percorso all'ITS di Bergamo, Mobilità Sostenibile di Bergamo. Mi sono diplomata come grafico in marketing.
e poi non avendo l'intenzione di iscrivermi all'università, mi sono orientata verso dei corsi tecnici per via della possibilità di fare esperienza lavoro e quindi avvicinarmi più facilmente appunto al mondo del lavoro. Quando mi è stato proposto questo corso, non conoscevo molto riguardo alla logistica. Comunque mi è sembrato interessante e informandomi ho scoperto che è un settore molto attivo in cui cercano persone disposte a lavorare. Ho deciso di iscrivermi e il percorso è iniziato con un periodo di lezioni. Scusa. Intervallate purtroppo da un periodo di lezioni a distanza, perché il Covid è entrato di prepotenza nelle loro esperienze, come nelle esperienze immagino di tutti voi, ma le avete affrontate veramente in maniera egregia, direi. Cosa dici, Camilla? Sì, poi esatto, quando avremmo dovuto iniziare proprio il periodo di tirocinio presso le aziende, purtroppo c'è stata l'emergenza coronavirus e quindi la chiusura delle scuole, però l'ITS si è attrezzato, ci ha dato i supporti tecnici, a noi studenti comunque è stato dato l'accesso a una piattaforma virtuale attraverso cui abbiamo potuto fare lezioni online e rimandare i tirocini in un altro momento e rimanere comunque sulla parte delle lezioni. Vedo che è arrivata una domanda. Ok, allora Chiara ci chiede qual è la differenza quando esci da un ITS rispetto a un'università. Allora, ci sono due differenze, Chiara. Uno, il tipo di titolo di studio, perché non esci con una laurea triennale, ma con un diploma tecnico di alta specializzazione. È un diploma che ti consente l'accesso, eventualmente, se tu poi decidessi in futuro, a un percorso universitario con un riconoscimento di crediti in ingresso. A livello molto pratico, la differenza di uscita è che un tecnico ITS, e qua Camilla aiutami tu perché in azienda sei in questo momento con tutti i due piedi, nel momento in cui tu entri da diplomata ITS o studentessa ITS in un'azienda, sei subito in grado di essere operativa perché in aula le lezioni sono molto pratiche, per cui devi gestire i documenti di trasporto all'interno del magazzino, non te li devono insegnare in azienda. In parte li hai già visti all'interno delle lezioni. Un percorso universitario, poi dipende sempre da quale percorso universitario scegli, di solito è un pochino più didattico, per cui la parte operativa un pochino manca. Quindi il tempo di inserimento in azienda e di formazione in azienda è un pochino più lunga. Cosa dici Camilla? Tu hai iniziato l'esperienza a settembre in azienda per il tirocinio del primo anno, come sta andando e che cosa ti fanno fare? Allora, io sto lavorando da quasi 2 mesi, più o meno 2 mesi, in un'azienda commerciale, compra e rivende, quindi non produce. Io mi sto occupando della parte, ovviamente sotto la guida di un tutor, della parte dell'emissione dei documenti di trasporto con cui viaggerà la merce, fino alla destinazione. E niente, ai primi giorni comunque ho visto un po' di cose, poi ho iniziato già comunque a lavorare, a fare proprio come se fossi una dipendente, nel senso. Non ti fanno fare le fotocopie. Esatto, esattamente. Sì, bisogna fare anche quelle, però ovviamente è parte del lavoro. Mi sto trovando bene anche come ambiente. Vabbè, ovviamente non sono magari sempre tutte uguali le esperienze, quindi io dico la mia e basta. Grazie Camilla. Francesco, tu invece spiega un po' a chi ci sta ascoltando il motivo per cui tu che abiti in un posto tanto bello come la Puglia hai deciso di trasferirti a Bergamo, decisamente più freddo e nebbioso, per frequentare il nostro corso e che tipo di opportunità ti si stanno aprendo. Sì, allora, io mi chiamo Francesco, ho 25 anni e mi sono diplomato nel 2014 e in seguito ho iniziato con l'università, studiando ingegneria industriale all'Università di Lecce. Poi l'anno scorso ho deciso di trasferirmi appunto a Bergamo perché ho scoperto questo corso e vedendo che rappresentava molti dei miei interessi, ho deciso di informarmi e poi ho iniziato a frequentarlo. E sono molto contento di aver fatto questa scelta e soprattutto posso collegarmi alla domanda di Chiara: qual è la differenza tra un ITS e l'università? E che appunto un ITS è il tempo che viene dato agli studenti è molto, molto
importante nei confronti delle aziende, in quanto appunto al termine di ogni anno, sia del primo che del secondo anno, uno studente va a fare effettivamente quello che studia a lezione, mentre va a fare in azienda appunto quello che studia a lezione, mentre per quanto riguarda l'università è molto appunto più didattico e non vi è lo stesso rapporto che si crea tra professori e studenti, in quanto le classi dei corsi TS sono molto più ristrette, infatti abbiamo un massimo di 25-30 alunni, mentre l'università si è, diciamo, da soli, in quanto le aule sono di 200-300 persone. Quindi, per quanto mi riguarda, ripeto che sono molto contento di questa scelta e mi sto trovando molto bene nell'azienda in cui sto facendo il tirocinio, che si occupa di logistica, in quanto offre questo servizio ad altre aziende e quindi mi ha permesso di interfacciarmi sia con quanto riguarda i fornitori, sia per quanto riguarda i clienti, e quindi di andare a soddisfare le varie richieste dei clienti, sia per quanto riguarda le tempistiche, sia per quanto riguarda il servizio appunto di trasporto. Ok, e qual è il valore aggiunto dell'ITS? Mi spiego meglio, loro, i ragazzi che stanno partecipando hanno assistito a una presentazione di Giovanni dove veramente probabilmente gli si è aperto un mondo di domande, possibilità e scenari possibili di mansioni lavorative. Come fate a scegliere? Provate a raccontare a loro. La questione del ok, finiti però 2 anni di TS sulla logistica, che lavoro vado a fare? Provate a raccontargli un po' questo vostro processo di scelta che vi ha portato magari anche al tirocinio di primo anno, perché poi le domande sono le stesse che facevate voi all'inizio del corso l'anno scorso. Allora, per quanto mi riguarda, appunto all'interno dell'azienda in cui ho iniziato a fare il tirocinio da settembre fino a poco tempo fa, vado appunto a interfacciarmi con il fornitore che appunto fornisce la merce che poi andrà rivenduta al cliente che attraverso delle richieste specifiche ci richiede appunto la consegna o in territorio italiano oppure all'estero e quindi noi di comune accordo con il cliente andremo a compilare sia i documenti di trasporto che appunto potrebbero essere a livello italiano oppure la proforma oppure diciamo, a livello internazionale richiesti questo poi. Considerate che durante il biennio ITS ogni classe ha un coordinatore di riferimento il cui compito è quello di conoscere molto bene o il più bene possibile i propri studenti per aiutarvi nel corso del biennio a scoprire i vostri punti di forza professionale e i vostri punti deboli, così da rafforzare quelli che sono i punti deboli e far fare un salto di qualità ai punti di forza e capire assieme a voi quello che è il ruolo lavorativo professionale più consono in uscita. La nostra ambizione è che i nostri tecnici escano la mattina per andare a lavorare di buon umore, con la voglia di andare a lavorare, perché fa veramente la differenza, visto e considerato che abbiamo davanti dai 40 ai 50 anni di lavoro, tanto vale provare a investire su un percorso che ci riempia di passione e di voglia di fare. Non è un percorso semplice. È un percorso che implica tantissimo impegno, con una selezione di ingresso, perché non tutti, quelli che si affacciano, ai nostri percorsi vengono poi ammessi in corso perché c'è un iter di selezione. Perché l'iter di selezione? Il 90% del nostro corpo docenti non sono docenti che fanno quello di lavoro, ma sono personale tecnico e professionisti del settore che dedicano parte della loro settimana lavorativa a insegnare ai tecnici del futuro. Quella che sarà la professionalità ricercata nel mercato da qui ai prossimi anni. Quindi in aula noi iniziamo già a trattarvi come degli adulti, ovviamente responsabili, e dei lavoratori, perché dovete imparare a rapportarvi con i professori come se fossero i vostri responsabili sopra di un grado rispetto a un inserimento lavorativo. Questa è anche la chiave del successo di tanti nostri studenti, perché viene molto stimolata la partecipazione all'interno delle lezioni. Se il docente vi nota,
è la prima persona che vi sponsorizza per la propria azienda. Capita sempre più spesso che i docenti mi chiamino quando devono cominciare i tirocini o quando cercano persone per le assunzioni e mi dicano: guarda, che in aula io ho questa persona molto molto brava, mi piacerebbe portarmela in azienda. Vero Giovanni? Giusto perché abbiamo ancora qualche minuto di tempo, vi direi: Giovanni, è un classico esempio, ma in realtà non solo lui, di studente scelto già dall'aula, scelto da più di un professore, tra l'altro, nel senso che il nostro docente di logistica navale ha fatto richiesta di avere Giovanni nella sua azienda. Voi dovete sapere che Giovanni ha nel cuore però l'aeroporto, e visto che anche il docente di cargo era tanto contento di avere Giovanni con lui, alla fine Giovanni ha potuto scegliere in quale azienda andare, proprio perché, essendo una di quelle persone, che ha scelto questo percorso con una forte propensione alla voglia di fare, di impegnarsi, di mettersi in gioco, nel gruppo classe è uno dei tanti, perché nella sua classe sono in 26 e sono uno più bravo dell'altro, che spiccano particolarmente. Magari Giovanni, tu che hai fatto un'esperienza un po' diversa all'interno dell'aeroporto, vuoi dire due cose di quello che ti fanno fare, a parte Sì, gli orari bislacchi? allora, come ho accennato prima nella presentazione che ho fatto, mentre i miei compagni si sono più focalizzati sul discorso della logistica e io mi sono voluto focalizzare sul discorso della mobilità. Io sono stato ammesso in tirocinio in ufficio merci all'aeroporto di Bergamo e diciamo che, appunto, essendo un ambiente leggermente diverso da quello dei miei compagni, ho due, diciamo, mansioni principali. La prima è impiegato in ufficio merci, quindi ci occupiamo di tutta la parte dall'accettazione fino al carico sull'aereo per quanto riguarda l'export e dallo scarico sull'aereo, dall'aereo fino al ritiro merci per quanto riguarda l'import. Io mi occupo di tutto l'iter documentale da quando i corrieri consegnano la merce, mi occupo di tutto il controllo documentale della merce e preparo ad esempio le lettere di trasporto aereo, che non sono altro che il documento di trasporto per il settore cargo aereo. Mi occupo di stilare la waitlist, il cargo manifest per tutte le merci che vengono caricate a bordo e mi occupo, diciamo, di questo tipo di documentazione qui. Dall'altro lato, invece, faccio supervisione insieme ai supervisor per quanto riguarda le operazioni sotto bordo e le operazioni in terminal. Quindi, diciamo, tutti i self audit che riguardano il turnaround dell'aeromobile, quindi da quando l'aereo tocca terra fino a quando l'aereo non riparte, ci sono una serie di lavori che vanno effettuati e io mi occupo di supervisionare che insomma, che queste mansioni vengano effettuate secondo le regole di safety e di security. E mi occupo anche di supervisionare tutto quello che riguarda le operazioni nel terminal, quindi ad esempio l'ufficio merci di Bergamo accetta anche la merce per il duty free del terminal, quindi il duty free, i negozi che sono al di là dei controlli di sicurezza. Il nostro magazzino, noi abbiamo un distaccamento della Guardia di Finanza, un distaccamento delle guardie giurate, si occupa dei controlli di sicurezza di quella merce. E io mi occupo anche della supervisione del trasporto dal nostro magazzino fino al magazzino dei negozi, oppure al BHS, che non è altro che lo stanzino, lo stanzone, dove arrivano tutti i bagagli che voi decidete di imbarcare in stiva. I bagagli, voi fate il check-in, consegnate i bagagli vengono lo stesso controllati e poi ci sono gli operai che li caricano sui vari carrellini a seconda del volo e io mi occupo anche della supervisione di tutte quelle cose lì. Come ha detto Valentina, gli orari sì, sono un po' bislacchi perché sono su due turni, una settimana faccio il turno della mattina che è 6:14 e nel turno della mattina 6:14 ci occupiamo più che altro di merce, quindi la prima mansione che faccio, rimango in ufficio.
La settimana successiva il turno è 14:22 e mi occupo più della parte di supervisione. Ok, va bene. Allora, ci accingiamo verso l'ultimo quarto d'ora a nostra disposizione, per cui vi direi che se ci sono domande, volentieri abbiamo tutti a disposizione per poter rispondere e approfittare un po' dei nostri studenti. Una delle domande che ci arrivano è quali materie si svolgono nei corsi ITS. Ok, allora, considerate che entrare a lavorare in azienda significa essere in grado anche di comprendere come funziona una struttura complessa come può essere un'organizzazione aziendale. Per cui tutti i corsi ITS nostri prevedono un cuore di materie trasversali che vi permettono di sviluppare quelle di cui tanto si sente parlare, che per noi sono considerate soft skills. Per cui vedete materie come sicuramente inglese, perché nella logistica l'inglese è la base, anche se non sempre è fondamentale avere un inglese da Oxford, perché dipende dalla nazione con cui si va a dialogare. C'è l'informatica, che in realtà poi è trasversale a tutte le nostre materie, con gli aspetti di innovazione 4.0. C'è l'organizzazione aziendale, il marketing, la comunicazione e il problem solving, tra le materie trasversali, con anche la sicurezza e la qualità, perché vengono rilasciati anche gli attestati dei corsi di sicurezza d'obbligo di legge per poter lavorare. Esistono poi delle materie invece molto tecniche che dipendono molto dal corso per il quale voi andrete a fare eventuale candidatura o scelta. Se scegliete il corso di mobilità persone e merci, avrete materie come la smart mobility, materie come la normativa dei trasporti, l'economia e la geografia dei trasporti, il trasporto aereo, il trasporto navale. Se scegliete il corso di tecnico spedizioni, trasporto e logistica, le materie tecniche sono l'organizzazione e la gestione del magazzino, la supply chain, le spedizioni navali, aeree e via ferrovia e la logistica su gomma. Per cui diciamo che da un cuore trasversale c'è poi la possibilità di declinare in maniera individuale. Non so se Marcello vuoi approfittare 5 minuti per spiegare l'importanza dell'aspetto IT all'interno di trasversalità di tutti i nostri moduli formativi. Sì, volentieri, volentieri. Accennavi prima all'informatica, no, non solo come la intendiamo classicamente in questi ultimi anni, cioè l'informatica da ufficio, insomma l'Office, quindi il Word, il PowerPoint e questi applicativi più tradizionali, ma la intendiamo per altri due motivi molto forti, fondanti rispetto al rapporto con le aziende. Il primo è quello della gestione dei dati, fondamentale ormai in questo periodo, e quindi saper organizzare, strutturare, osservare, fare innovazione attraverso la gestione dei dati. E quindi ci serve avere un buon livello di organizzazione di informazioni anche attraverso una capacità avanzata di uso di Excel, per esempio, qualcuno di voi l'ha già usato. Qui dobbiamo fare un salto qualitativo per saper organizzare informazioni in maniera complessa. L'altro filone importante rispetto all'informatica meno classica è quella che ha trattato all'inizio Giovanni, ha fatto degli esempi molto calzanti, no, rispetto alla mobilità, alla logistica, e quindi qui facciamo dei laboratori verticali, molto, come dire, in profondità, oltre alla panoramica sul 4.0 di cui abbiamo parlato prima. Rispetto alle tematiche dell'internet delle cose, quindi della connessione degli oggetti che oramai sono, come dire, permeano la nostra quotidianità e il lavoro, sia, come dire, di spedizionieri, di tutte le aziende implicate nel trasporto e nell'ottimizzazione e la pianificazione, della logistica merci, ma anche nello spostamento delle persone. Abbiamo, no, un'infinità ormai di esempi, dai monopattini elettrici che si sbloccano attraverso il QR code, il GPS, la nostra connessione con le applicazioni, l'esempio che ho fatto prima della Decathlon con le etichette intelligenti, che quindi caricano e scaricano il magazzino direttamente, quando noi facciamo una piccola spesa,
nei supermercati. Anche l'S Lunga si sta preparando a questo salto importante, a questo gradino innovativo importante. Quindi quello che voglio dire è, ci prepariamo come tecnici superiori dal punto di vista logistico e dal punto di vista anche della mobilità delle persone, con una visione sulle tematiche che in questo momento stanno avanzando sotto il cappello diciamo, dell'industria 4.0. Dobbiamo essere attenti e pronti a cogliere queste opportunità per arrivare in azienda e con grande umiltà, ovviamente, a passo leggero, ma anche con grande visione e grande, come dire, capacità di vedere l'innovazione che sta nelle aziende in cui andiamo a fare tirocinio e poi apprendistato e comunque cominciamo a, come dire, a collaborare come tecnici consapevoli del contesto in cui viviamo, quindi di questi anni di grandi cambiamenti tecnologici, ma poi soprattutto, come dire, funzionali, sociali, economici. E che si riversano in tutto il nostro fare. Una delle cose chiave che ha detto Marcello è entrare a piccoli passi all'interno delle aziende, ma con uno sguardo di innovazione. Per esempio, c'è un compagno di classe di Camilla che è entrato in questa azienda che si occupa della rigenerazione dei bidoncini in plastica, che non ha una grandissima strutturazione a livello di procedure, perché è un'azienda che sta crescendo molto velocemente e deve riuscire a stare al passo. Ha fatto i primi mesi di tirocinio e l'altro giorno il titolare ha messo nero su bianco e ha detto: va bene, sai cosa c'è? Adesso mi fai un bel progetto, fai la mappatura di tutte quelle che sono le procedure buone e non buone all'interno della mia azienda e mi fai una proposta di miglioramento. Questa è una sfida lanciata sul campo perché tante delle aziende che collaborano con noi vi permettono di sperimentarvi anche con delle proposte di miglioramento col paracadute, perché non rischiate di farvi male, siete lì proprio per mettervi in gioco. Sempre in questa azienda c'è un nostro ormai ex studente assunto che alla prima proposta è andata male, alla seconda proposta è andata male, alla terza proposta è riuscito a organizzare il giusto procedimento innovativo all'interno dell'azienda, che ha permesso all'azienda un ulteriore guadagno, un ulteriore risparmio economico, il che si è tramutato in un'assunzione, una stabilizzazione da parte del ragazzo. Questo non vi deve spaventare, nel senso che non si arriva a questi livelli al giorno 2 di BTS. Quello che è fondamentale è aver capito, aver avuto un'idea di quello che è il nostro settore di riferimento e il potenziale effettivo di quello che potreste andare a fare, e poi ci siamo noi che, con l'accompagnamento dei docenti tecnici e dei tutor di riferimento, vi aiutiamo a crescere un passo alla volta, senza pretendere ovviamente che il giorno 2 voi siate già autonomi e in grado di camminare sulle vostre gambe. In particolare ci tengo a sottolineare che non c'è un percorso di scuola superiore, tecnica, professionale, liceale di provenienza che noi preferiamo per l'inserimento all'interno dei nostri corsi. Giovanni, Francesco e Camilla vengono da scuole superiori diversi, da percorsi diversi, a volte universitari interrotti, a volte no, ma anche se non hanno mai fatto niente di logistica alle superiori, questo non gli sta creando problemi nel frequentare con successo le lezioni, perché la parte tecnica è compito nostro mettervi in grado di comprenderla. Camilla, dimmi se sbaglio, tu arrivi da un percorso di marketing, per cui in teoria niente di più lontano da quello che è un percorso ITS nel settore della logistica, ma si è scoperto che tu sei il drago della normativa dei trasporti, per esempio, o sbaglio? Vero Camilla? Ti sente? Sì, ti sento Ok, adesso. grazie, complimenti. Comunque sì, io come ho detto prima, ripeto, non conoscevo, cioè conoscevo poco della logistica e sì, non ho avuto troppi problemi alla fine. Ok, quindi come dire, non tutti
i ragazzi dei corsi partecipano ai nostri eventi pubblici. A turnazione noi cerchiamo di far mettere in gioco un po' tutti perché è un modo di, come dire, crescere anche quello. Se Giovanni dovesse fare una presentazione aziendale davanti al responsabile, dell'handler che lo sta ospitando in tirocinio, sicuramente dopo aver parlato davanti a un centinaio di persone non avrebbe problemi, di timore reverenziale, ma riuscirebbe a fare comunque la sua bella figura. Io magari vi condivido in modo che se vi interessa abbiate modo di segnarvi quelle che sono le nostre sedi e i nostri recapiti, sia via mail che telefonici, e vi ricordo l'open day che noi avremo il 9 dicembre. In quell'open day noi usiamo una piattaforma che vi permetterà di interagire con noi, non solo tramite la chat, ma anche tramite microfono e volendo anche con una webcam attiva, perché ci piace, metterci in gioco e conoscervi in viso, in modo da poter interagire in modo un pochino più diretto. Con l'iscrizione noi abbiamo accesso ai vostri recapiti mail, per cui vi manderemo nei prossimi giorni le slide informative in modo tale che comunque sia abbiate modo di avere sotto mano e a disposizione quelli che sono i nostri riferimenti, in modo da poterci contattare per eventuali domande di approfondimento. Considerate questo, nell'iter di selezione, noi le selezioni per i corsi in partenza nell'anno formativo 2021 le faremo in primavera. Ci saranno 2 o 3 step di selezione a cui voi potrete partecipare. Partecipare alle nostre selezioni è un percorso senza impegno, assolutamente gratuito. Le selezioni prevedono una fase di test scritti e delle fasi di colloqui di selezione orali, sia per capire la reale motivazione che per l'analisi del vostro curriculum e della vostra carriera scolastica, e sono colloqui sì di selezione ma anche molto orientativi per capire assieme se siamo la scelta giusta da fare per il vostro futuro professionale, e i colloqui in lingua inglese. L'inglese di solito è una cosa che spaventa tutti tantissimo, in realtà considerate che l'inglese e le lingue straniere vengono utilizzate in alcuni ruoli della logistica, non tutti i nostri studenti vanno a sviluppare ruoli professionali in tirocinio che effettivamente implichino l'uso dell'inglese. Quindi c'è anche la possibilità di prenotarsi per dei colloqui individualizzati di orientamento. Di conseguenza, se quello che avete ascoltato in quest'ora assieme a noi vi è piaciuto, sarà bello potervi incontrare nei nostri Open Day futuri o in colloqui individualizzati. Non fatevi problemi a contattarci, chiamate al numero di telefono che prima vi ho mostrato, chiedete pure di me. Vi ricordo il mio nome, sono Valentina Iavarone. Se non trovate me, potete chiedere della collega Ramona Obbiali, che è l'altra referente per l'orientamento in ingresso. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati ad ascoltarci e spero che abbiate trovato interessante questa nostra presentazione. Ringrazio tutti i miei studenti. Siete stati come sempre splendidi e meravigliosi, grazie del supporto e del sostegno e grazie Marcello. Grazie davvero, bravi. Grazie a tutti. Bravissimi a tutti. Giovanni, hai vinto anche la lode, credo, visto il cambio in corso della presentazione.